Il libro che ho in mano si intitola La grande bellezza dell'italiano, il Rinascimento, ed è dedicato alla lingua in cui scrissero le loro opere Pietro Bembo, Ludovico Ariosto e Niccolò Machiavelli. Ve ne parlo da un punto del mondo molto particolare. Davanti a me c'è il Pantheon, dunque un monumento in cui si incarna perfettamente quel mito di Roma antica che Machiavelli celebrò nei suoi discorsi sopra la prima deca di Tito Livio. A sinistra c'è l'Albergo del Sole, uno degli alberghi più antichi d'Italia. Fu aperto nel 1467 e si chiamava La Locanda del Montone. Sul muro c'è un'epigrafe che ricorda che più di 500 anni fa, quando l'albergo aveva ancora il vecchio nome, ci dimorò Ludovico Ariosto fra il marzo e l'aprile del 1513. Dentro il Pantheon c'è la tomba di Raffaello, dove c'è un epitaffio scritto in latino che, tradotto in italiano, suona pressappoco così: qui giace Raffaello. Da lui, quando visse la natura, temette d'esser vinta. Adesso che è morto, lei, la natura, teme di morire. Questo epitaffio porta la firma di Pietro Bembo, l'autore di un'opera intitolata Le prose nelle quali si ragiona della volgar lingua, che possiamo tranquillamente considerare la più importante grammatica della storia dell'italiano. Ho deciso di parlarvi di questo libro da questo luogo così fitto di intrecci fra lingua, arte e storia, perché la grande bellezza dell'italiano, oltre più che un libro, vorrebbe essere una specie di guida turistica per gli studenti e per i miei colleghi insegnanti. I suoi tre capitoli corrispondono ad altrettante sale in cui è esposta la lingua di Bembo, di Ariosto e di Machiavelli. Se vi farà piacere, potremo fare insieme questa visita, ascoltando il suono delle loro parole, rincorrendo il ritmo dei loro versi e ammirando la bellezza delle loro frasi, perfetta tanto quanto è perfetta la cupola del Pantheon. Se ci state, buona visita.